La capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto Empedocle e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco festeggiano oggi la loro patrona, Santa Barbara. Una concelebrazione presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano è stata tenuta nella chiesa di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle alla presenza delle massime autorità civili e religiose. È stato ricordato il martirio di Santa Barbara, della loro patrona, e di come ancora quel messaggio sia attuale. Santa Barbara, appunto, patrona, ecco, di una serie di operatori, sicuramente i vigili del fuoco, la marina militare, ma anche gli artificieri, leggevo perfino gli ombrellai, no? Esposti forse nel passato alle scariche dei fulmini. Ecco, con quello che è certo che queste occasioni dei patronati sono momenti di riflessione, di coesione dei vari operatori a qualunque corpo appartengano. Certo, Vigili del Fuoco e Marina Militare, artificieri, sono veramente esposti al rischio della vita personale e quindi è encomiabile la dedizione che prestano nel loro lavoro. Santa Barbara protegge tutti coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa e infatti è la patrona non solo di noi marinai, come giustamente ha detto, ma anche dei minatori, degli artificieri, dei genieri, degli artiglieri e dei vigili del fuoco che non a caso si trovano qui oggi tra di noi in occasione della Santa Barbara. Come tutti sappiamo, Santa Barbara era una giovane donna che morì martire nel 306 d.C., decapitata dal padre perché si era convertita al cristianesimo e non volle abbandonare la fede in Gesù. Donò in sostanza la propria vita per non abbandonare appunto la fede in Gesù e rappresenta la serenità dello spirito di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo. Che cosa dobbiamo apprendere noi dalla vita di Santa Barbara? Per noi Santa Barbara deve costituire, oltre che la santa protettrice, anche un esempio da imitare. E cioè, come Santa Barbara, senza alcun tentennamento, ha seguito Gesù sino all'estremo sacrificio, così noi marinai dobbiamo, servire fortissimamente la patria e nell'adempimento del nostro servizio dobbiamo essere disposti, se del caso, sino all'estremo sacrificio.